Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare un attimino delle garanzie che ci può fornire un pedigree. Allora, il pedigree è il certificato ufficiale che ci garantisce che il cane è di razza pura, ovvero che è figlio di due soggetti che hanno a loro volta pedigree. Come si fa ad ottenere un pedigree? Al momento, diciamo, dell'accoppiamento, dopo la nascita, abbiamo tempo 25 giorni per depositare un modello A in delegazione ENCI e poi abbiamo tempo 90 giorni per depositare il modello B, dove noi andiamo ad indicare il numero di microchip del cane, il nome, il nuovo proprietario e la certificazione che il cane è stato iscritto all'anagrafe. Però queste sono le garanzie che ci offre il pedigree. Un soggetto a un pedigree può essere anche essere figlio di due soggetti che hanno tare comportamentali, che hanno problemi fisici, che sono malati, cardiopatici, displasici. Cioè, il pedigree non ci offre una garanzia per quanto riguarda la salute. Quindi quando noi andiamo ad acquistare un cane, non è che il fatto che il cane ci abbia pedigree ci dà una garanzia di salute, ci dà la garanzia che è stato depositato un modello A, un modello B con allegato una somma di denaro, è stato depositato e poi diciamo ci dà la garanzia che il cane è figlio di quei soggetti. Noi tra l'altro abbiamo inserito un nuovo protocollo in allevamento dove facciamo il deposito di DNA di tutti i riprenditori e di tutti i cuccioli. Di questo mi vanto, che il nostro è l'unico allevamento in Italia che fa il deposito anche di tutte le cucciolate per dare un'assoluta certificazione della corretta deposizione, del corretto depositamento, diciamo, delle pratiche, perché sono verificabili tramite questa tracciatura con il deposito dei campioni biologici diciamo presso laboratori accreditati ENCI. Però ripeto, l'avere il pedigree non ci dà una garanzia sulla bellezza dell'animale, non ci dà una garanzia sulla sua salute, non ci dà una garanzia sul suo carattere. Cosa ce lo dà? La scelta dell'allevamento. Quindi andare a prendere un cucciolo magari da un privato che ha fatto la cucciolata col vicino di casa, diciamo, è come andare al Superenalotto e sperare un po' di vincere diciamo il jackpot. Insomma, le possibilità che da quel tipo di accoppiamento, che possiamo definire casuale, venga fuori un cane di qualità sono veramente basse. Se invece noi ci rivolgiamo a un allevamento dove c'è un allevatore che ha dedicato tutta la sua vita diciamo alla selezione della razza, avremo senz'altro delle garanzie molto maggiori, molto superiori. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.